Gli occhi un po' lucidi e leggermente persi durante la nostra intervista tradiscono la sicurezza e la leggerezza, sottolineata da qualche sorriso aperto, con cui Angelo parla di questo momento particolare della sua vita. Pierangelo Bonazzelli, Angelo per tutti, dopo 58 anni di bottega, ha deciso di abbassare definitivamente la saracinesca del suo negozio da ombrellaio che aprì nel 1961, appena diciottenne. Una vita passata in piazza, un testimone dei mutamenti morfologici e commerciali del cuore di Fano. Bonazzelli, classe 1943, è un artigiano il cui mestiere è in via di estinzione ormai. È lo storico ombrellaio, l'unico rimasto in provincia, in piazza Andrea Costa. Figlio d'arte, il padre, prima di lui, riparava ombrelli in piazza, al tempo in cui non si buttava mai nulla e tutto aveva 3, 4, se non 5 vite. Quando chiudo io, qui nella provincia non c'è più nessuno che ripara gli ombrelli, neanche negli interni, a Pesaro, niente, non c'è più nessuno. No, perché noi facevamo venire i pezzi direttamente, poi prendevamo su a Milano, facevamo venire giù i pezzi, che ancora c'ho i pacchi interi di pezzi di ricambio degli ombrelli. Ha aperto l'attività da solo? Sì. Quanti anni aveva? 18, perché mi hanno fatto diciamo l'anticipati gli anni di babbo e mamma. Perché quella volta uno era maggiorenne a 21, fino a 21 non potevi prendere, non ti davano la licenza. Facendo da notaio l'atto di maggioritario, mi hanno fatto aprire il negozio. E come mai hai deciso di aprire questa attività? Perché eravamo già commercianti. Babbo e mamma c'avevano, mamma il negozio e babbo c'aveva il banco in piazza, che io ho continuato fino al 98, avere anche il banco in piazza e in più il negozio. Mia moglie stava qui e io stavo in piazza. Però lei è fin da ragazzo bazzicato la piazza, il negozio. Dalla prima media sono stato sempre in piazza tutti i giorni. E era un altro modo di stare. Beh, sì, era un'altra vita. C'era più libertà, c'era più amicizia anche, invece adesso tutto un po'. Sarà anche che i tempi sono cambiati. Più una volta si riparavano gli ombrelli, adesso si buttano, una volta si riparavano. Adesso capirai che 5 euro ti danno gli ombrelli, cosa ripari? Una bateca 3 euro. Non conviene più neanche. Adesso se sono gli ombrelli quelli buoni, meno male, dà anche piacere, no? Uno li ripara, ma adesso con tutti quelli ombrelli da battaglia, che ci fai? Non conviene più neanche, infatti capita poco di rado adesso che si riparano gli ombrelli. Il mestiere da chi l'ha imparato? Io da mio padre. Gli dispiace di lasciare un po' questo? Un po', tanto sì, meno male, tanto ci è passato la vita qui dentro, no? Abbiamo visto tutto. Di tutto e di più, però ecco, ormai è giunta l'ora di cercare di vivere un po' in pace, no? E di godere i pochi anni che ci sono rimasti, perché essendo del 43 comincia ad essere anche un po' grande.